Buongiorno a tutti signori, il Franz NBA Revival Zone. Mancavo da qualche giorno qui su YouTube, quindi torniamo con un breve commento sulle due finali di conference che sembrano abbastanza avviate verso la conclusione, almeno una delle due statisticamente parlando. E niente, quindi siccome non ne abbiamo ancora discusso a serie in corso, ma ci sono state solo le due preview, breve video in cui parliamo di queste due serie. Si parte. Ed eccoci qui tornati dopo l'intro, dopo la sigla NBA Revival Zone. Come al solito vi ricordo che in descrizione al video trovate il link a un negozietto di canotte, a Rim Legends, trovate tutti i link ai miei social network, andate, seguite, fate brigate. Finali di conference che dovranno poi assegnare, tra l'altro, i nuovi premi, ovvero il Larry Bird Trophy per l'MVP delle finali di conference a Est e il Magic Johnson Trophy per quelle dell'Ovest. E partirei proprio dalla Western Conference, perché la serie, nel momento in cui sto registrando, è sul 3-0 per i Denver Nuggets, una squadra a cui credo un po' tutti si debba delle scuse, perché mai realmente considerata una vera e propria contender fin dall'inizio, nonostante la presenza roster del due volte MVP, nonostante probabilmente lo meritasse anche quest'anno, nonostante il rientro di Jamal Murray, e l'abbiamo visto cosa, le qualità e cosa stia facendo in questo momento Jamal Murray, e nonostante finalmente un Michael Porter Jr. sano e un mercato oculato e fatto bene. Dobbiamo un po' tutti delle scuse ai Denver Nuggets per non averci creduto, anche se un po' tutti si era detto occhio, perché insomma una volta sono stati al completo e sono arrivati in finale di conference. Quindi insomma scusiamoci, perché è giusto che ci siano delle scuse nei confronti di una squadra che sta dominando, dominando questi playoff nella Western Conference fino a questo punto, e delle scuse in generale, credo, a Nikola Jokic, a Jamal Murray, a questo roster considerato sì di buona qualità, ma non si pensava che potesse arrivare fino a questo punto. Per quanto riguarda i Lakers, dopo aver avuto una discreta run playoff da D'Angelo Russell, da Jared Vanderbilt, da parte del supporting cast, ci stiamo rendendo conto che in realtà sì, se anche uno solo di questi non performa a dovere, i Lakers continuano a essere una squadra comunque con tanti limiti. Con tanti limiti e con la superstar che è LeBron James, che comincia ad accusare un pochettino le fatiche dell'età. L'ho visto molto stanco in gara 3, l'ho visto altrettanto stanco in gara 2. E insomma, Lakers che non la mollano, ma la statistica dice che su 149 serie nella storia, la squadra che è andata in vantaggio 3-0 ha poi vinto la serie. Quindi 149 su 149, capisco che per la narrativa del GOAT, per tutta una serie di questioni, non si dà ancora per spacciati i Los Angeles Lakers, ma la storia ci dice in sostanza che lo sono. Che lo sono, si arriva a 4, per carità di Dio, ma storicamente 149 su 149 è tanta roba, insomma, da controvertire. Che dire, è una sfida stravinta in panchina da Mike Malone nei confronti di Darvin Ham, che nelle altre serie aveva dimostrato di saper leggere le partite e interpretarle nel modo giusto. Per quanto riguarda i Denver Nuggets, ragazzi, giocano così, hanno il miglior attaccante probabilmente della NBA in questo momento, che non è Jamal Murray, ma è Nikola Jokic, per la sua capacità di far punti, distribuire assist, fare sempre la cosa giusta, riuscire a creare comunque un gioco a due con Jamal Murray totalmente indifendibile. E poi hanno tutta una serie di giocatori, sebbene siano cortissime le rotazioni, hanno tutti giocatori estremamente affidabili, o qui quantomeno in questa run playoff lo sono certamente. Non ultimi, Kentavious Caldwell-Pope, ex Laker, Aaron Gordon, sempre più, non lo so, contagiato dal
dal pensiero e dal modo di giocare di Nikola Jokic, un Michael Porter Jr. che finalmente è decisivo offensivamente, non solo per i punti che mette ma anche per i vantaggi che crea. E poi, ragazzi, dalla panchina Bruce Brown sta facendo una run playoff clamorosa, e ricordiamo, l'anno scorso era i Brooklyn Nets ed è stato preso in free agency proprio dai Denver Nuggets per allungare le rotazioni. Dall'altra parte, Los Angeles Lakers, che sono questi, grande certezza e forse il miglior giocatore della serie, e ci tengo a dirlo, forse anche dell'intera run playoff, considerando Anthony Davis a targhe alterne, cioè una partita dominante e una meno, è Austin Reeves. È Austin Reeves che deve essere assolutamente rinnovato in estate e che fa la differenza. A questo punto questa serie sta mettendo tutta una serie di dubbi sul futuro dei Lakers. Ok che sono le finali di conference, ok che i Denver Nuggets stanno dimostrando di essere più forti, però hai LeBron James a 38 anni e non puoi basarti su un D'Angelo Russell che un giorno gioca bene e poi il giorno dopo fa una fatica del diavolo. Quindi tutte le conferme previste per l'anno prossimo, comprese i Vanderbilt e D'Angelo Russell, sono stati messi in dubbio prepotentemente da questa serie che li sta vedendo estremamente in sofferenza. E quindi occhio, perché insomma il nome di Kyrie è sempre lì e ovviamente Kyrie ti dà maggiori certezze da un punto di vista offensivo o perlomeno di scoring rispetto ad D'Angelo Russell, anche se a livello di lettura da pick and roll, secondo me D'Angelo Russell non è proprio un brutto giocatore, anzi diciamocelo proprio chiaramente, è un ottimo giocatore da pick and roll. Per quanto riguarda Vanderbilt, vediamo quanto chiederà a livello contrattuale. È ancora sotto contratto, ma è in ballo l'estensione, vedremo. La serie secondo me è finita, ora l'ho detto io, quindi si riaprirà la prossima notte, magari 3-2, però io veramente una squadra che gioca bene, che gioca in fiducia e che non sembra poter perdere come i Denver Nuggets quest'anno in questa run playoff, faccio fatica a vederli sconfitti sinceramente. In più, mettiamoci conto che la serie in cui hanno sofferto realmente di più è stata la prima serie di playoff contro Minnesota, che è finita 4-1, ma almeno in tre vittorie dei Denver Nuggets sono state molto molto tirate, e questo in qualche modo diciamo ricostruisce anche un pochettino di narrativa positiva per quanto riguarda quei dementi di Minnesota. Ragazzi, Denver Nuggets che hanno una seria possibilità di arrivare alle finals ovviamente, ma di contendere e di vincere il titolo, e sarebbe la ciliegina sulla torta. Molti detrattori, specialmente tra i media americani, che non hanno mai considerato Nikola Jokic un vero MVP, un vero giocatore che cambiasse e spostasse gli equilibri. È bastato avere per due anni, la squadra al completo, e guardate, nella bolla finale di conference perse coi Lakers e ora 3-0 nella serie. Ha tutta la fisionomia, se posso dire la mia, di poter diventare una dinastia. Ve lo dico qua e ditemi la vostra nei commenti, perché l'età dei giocatori, la lunghezza dei contratti, la possibilità, giocando in questo modo, di attrarre tantissimi free agent, tantissimi veterani, di allungare ulteriormente le rotazioni, c'è. È tangibile. E quindi, ragazzi, occhio, perché questi Denver Nuggets così strutturati, se non si fa male nessuno, possono diventare una squadra da corsa per i prossimi 5-6 anni. Adesso vediamo se poi estenderanno ulteriormente i contratti, ma potenzialmente è così. C'è poi Jamal Murray, che non è ancora un All-Star, ci tengo a precisarlo ogni volta, che però nei playoff diventa essenzialmente uno dei giocatori più immarcabili della storia. Denver quindi a mezzo passo dalle finali NBA. Se dovesse finire la serie 4-0 o 4-1, comunque a favore di Denver, a chi dareste a questo punto il Magic Johnson Trophy? A Nikola Jokic o a Jamal Murray? Perché potrebbe vincerlo Jamalone, per come sta giocando in queste ultime partite contro i Lakers. Ditemi la vostra, ovviamente, a meno che non arrivi la partita a 50 di Jokic in gara 4 per chiuderla, però al momento Jamal Murray meglio e più incisivo,
diciamo, si fa fatica a dire, però per il momento è così, rispetto al compagno di squadra Nikola Jokic. Andiamo poi a Est, dove la serie dice 2-0 Miami Heat, doppio scalpo al TD Garden, Jimmy Butler con una delle run playoff più pazzesche, incredibili, impressionanti di tutti i tempi. Occhio però, perché non è solo Jimmy Butler questa Miami, è una squadra allenata benissimo, e l'avevo detto nella preview che prima o poi la zona Spoelstra l'avrebbe tirata fuori, avrebbe messo in serie difficoltà i Celtics. È stata zona in gara 2 e soprattutto una gara 2 che insomma è stata decisa nel finale da una grande difesa di squadra dei Miami Heat e da un giocatore che è in una trance agonistica pazzesca, che è Jimmy Butler, coadiuvato da Duncan Robinson, che ha messo 15 punti importantissimi, da Bam Adebayo, canestri importanti sul finale, ottime difese, Gabe Vincent, che non aveva fatta una giusta e poi ha messo il canestro decisivo e i liberi della vittoria, ed è una squadra del destino. Lo avevo preannunciato un pochettino anche su Twitter, che sia da una parte che dall'altra la sfida sarebbe stata per la gran parte in panchina e eventualmente decisa dai comprimari. E in panchina, da una parte, Mike Malone sta stravincendo contro Darvin Ham, da questa parte Spoelstra sta umiliando, letteralmente umiliando, il povero Joe Mazzulla, che ha 34 anni, ha tutto il futuro davanti a sé, e probabilmente questo apre un dibattito su quanto queste squadre come i Lakers e i Celtics in questo particolare momento, o come i Nets quando si affidarono a Nash, abbiano le velleità di vincere un titolo e scelgano comunque degli allenatori per lo più emergenti, degli allenatori giovani, degli allenatori che non hanno quel bagaglio d'esperienza che può avere un allenatore come Mike Malone, un allenatore come Eric Spoelstra o come molti allenatori che attualmente sono liberi sul mercato. Quindi bisogna un attimo capire se ne valga veramente la pena affidare una Ferrari, perché i Boston Celtics sono una Ferrari, nelle mani di uno che non ha mai allenato a livello di head coaching una squadra NBA in vita sua. E la qualità del roster è talmente alta che in un modo o nell'altro nelle due serie precedenti i Celtics sono andati avanti, ma ora con questi Miami Heat si fa veramente dura, perché si va a Miami. I bookmakers continuano a dare comunque i Celtics favoriti, perché parliamo di Miami Heat numero 8 del tabellone, e sarebbe la seconda volta nella storia che una testa di serie numero 8 potrebbe arrivare alle NBA Finals dopo i New York Knicks di fine anni 90, e fatalità, c'è un uomo in comune tra le due che si chiama Pat Riley, che in quanto a scelte e in quanto a motivazioni e cultura nel luogo di lavoro, perché quello è, non è secondo nessuno, anzi probabilmente è il primo all time per quanto riguarda questi aspetti qua. Boston Celtics che preoccupano senza mezzi termini, perché non so se abbiate visto la conferenza stampa di Jaylen Brown alla fine, ma gli hanno fatto la domanda su Grant Williams e ha semplicemente risposto next question, cioè non ha voluto rispondere. Ma Jaylen Brown è almeno un mese che va avanti con conferenze stampa criptiche, con un atteggiamento non troppo buono da un punto di vista di linguaggio del corpo e di apparenza, sia in conferenza stampa che in campo, e sinceramente il sentore è che Jaylen Brown possa essere arrivato alla fine del suo viaggio con i Boston Celtics, se non altro perché insomma è un giocatore che pensa di essere di poter avere molto più spazio, o forse di poter avere lo spazio che in realtà viene destinato a Jason Tatum per quanto riguarda il roster dei Boston Celtics. E questo sarebbe un grande problema per il futuro di Boston, perché l'abbiamo visto che comunque Tatum Brown funziona come coppia dall'anno scorso, consapevolezza, sono cresciuti insieme, però sembra che qualcosa si sia rotto nel giocattolino di Boston, non da questa serie, ma probabilmente dall'ultimo tratto di regular season, in cui appunto Brown è sembrato molto più assente, molto più polemico anche in certe sue dichiarazioni.
che altro aggiungere? Le letture, Boston le sta provando un po' tutte difensivamente, mettendo Time Lord su Butler, cercando di variare un po' la difesa, però la verità è che da una parte c'è una squadra che gioca l'uno per l'altro, sebbene abbia rotazioni molto meno qualitative, ecco, diciamo, dall'altra il sentore è che ci sia una squadra in cui più o meno ognuno giochi per se stesso. In questo momento la grande forza che avevamo visto nei Celtics dell'anno scorso, cioè il fatto di giocare all'unisono, di farsi il culo tutti l'uno per l'altro, secondo me è proprio il sentore che ci sia qualcosa di rotto all'interno dei meccanismi. C'è poi la shoot selection di Tatum, che può essere uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, può essere uno dei migliori giocatori dell'NBA attuale, potrebbe essere, è uno dei migliori scorer, ma molto spesso la selezione di tiri non è esattamente la migliore che si possa trovare. Ricordo la tripla sul finale di gara 2 da 9 metri e mezzo, quando mancavano ancora un sacco di secondi alla fine dell'azione, si poteva sicuramente costruire qualcosa di meglio. E qui ritorna anche il discorso dell'attacco random di Joe Mazzulla, cioè la famosa dichiarazione di Smart che dice sostanzialmente che ai Celtics si attacca a caso. Non hanno schemi offensivi, non hanno giochi offensivi, ma è tutto un po' così, finalizzato al cercare di segnare in qualche modo. Alla lunga un problema, ripeto, magari Mazzulla, Darvin Ham sicuramente qualità ne hanno e si faranno col tempo, ma è giusto dargli in mano squadre così importanti e così tremendamente spinte verso l'obbligo di vincere l'anello, e poi ci rendiamo conto che quando conta realmente, che magari alla prima difficoltà non sono in grado di ritirare su un po' la squadra, di ritirare su un po' le motivazioni, il gioco e tutto quanto. Non lo so, questi sono temi che magari affronteremo live, che magari su cui magari potete commentare qua sotto. Da un lato quindi Denver con un piede e mezzo nelle finali NBA, dall'altra parte ovviamente dovessero arrivare i Miami Heat, faccio fatica a vedere qualcuno di diverso da Jimmy Butler a vincere il Larry Bird Trophy. Questa notte gara 3 a Miami. Attenzione, perché comunque Boston è una squadra che su partita singola ti può tirare giù il blowout e la pioggia di triple, o Tatum fare 50 passapunti e fare lo scalpo, e poi sul 2-1 tutto è diverso. Dovesse andare Miami sul 3-0, oltre a un miracolo sportivo fatto dalla banda di Spoelstra e Riley, potremmo assistere a delle finali Denver-Miami per cui credo che lo share televisivo possa essere abbastanza basso. Però la qualità sarà decisamente alta, perché gli interpreti in campo ci sono e le storie da raccontare ce ne sono probabilmente ancora di più. Ragazzi, ditemi la vostra sulle finali di conference, Denver Nuggets, Miami Heat. Vediamo come andrà a finire, manca veramente 3 settimane alla fine della stagione NBA e poi ci sarà da parlare di Wemby, del draft, e si riparte da zero. Che bella l'NBA, appena finisce è subito tempo di ripartire con altri temi. Signori, è stato un piacere, noi ci vediamo prossimamente qui su YouTube e su tutte le altre piattaforme. Ciao!